Luca, una considerazione su Kostic. Beh, che io avrei voluto giocare la Supercoppa. Non mi Vedi? sarei. Vedi, Kostic è più juventino di te allora. Incredibile, incredibile. No, dai, tu non avresti giocato la Supercoppa contro i campioni d'Europa. Io avrei voluto giocarla. Io sì, certo. Quindi, Poi non mi giuventino di avrebbe tutti fatto noi giocare qua. l'allenatore perché sono scarso, però... No, va bene, dico nei panni di Kostic. No, mi sorprende questa cosa perché è ovvio, no? Nel senso, la Juve sta spingendo per averlo col Sassuolo. Però pensando al ragazzo, secondo me è un bel, non so, avendo vinto l'Europa League l'anno scorso, è un bel sacrificio che fa non giocarla la Sì, è Supercoppa, vero. secondo Secondo te sono soldi spesi bene, pagato il giusto, pagato troppo, rapporto qualità-prezzo, che in questi anni il rapporto qualità-prezzo alla Juve è stato un po' così così, eh? Sono rimasto a 13 più 4, giusto? Sono queste Sì. le cifre che girano. Io ero abbastanza titubante quando si parlava dei 20, 13 più 4 la considero già più idonea per un calciatore che, ahimè, è mio coetaneo e che andava in scadenza tra un anno. Quindi penso che comunque la valutazione sia corretta. Se noi pensiamo al nostro Rabiot che va in scadenza anche lui tra un anno, è vero che è 3 anni più giovane, però la cifra è molto alta anche per un calciatore che ha uno stipendio molto alto. Quindi secondo me ci sta come valutazioni 13 più 4. Ciao a tutti tranne uno. Allora, ciao a tutti tranne uno e quello che ti ha invitato, ti fa entrare qui. Potrei essere io, quell'uno. Non, non, non. No, no, il confronto si è buono, quindi pensa come è conciato l'altro. Partiamo da lì. Allora, al momento non abbiamo notizie circa che possa arrivare in serata. Penso che è più facile che arrivi domani. Però a livello di club l'accordo è stato definito prima di pranzo oggi. Quindi tra parte fissa e bonus parliamo di un accordo attorno ai 16 milioni. Sentivo prima che giustamente avete fatto l'analisi sul fatto che non sia partito per Helsinki per disputare la Supercoppa europea, quindi un ulteriore segnale di una trattativa chiusa. Come sempre, ragazzi, ci sono le parti burocratiche che sono le parti più noiose agli occhi dei tifosi. Una volta definite anche queste parti, poi il giocatore prende l'aereo, Francoforte è un'ora da Torino, quindi... Domani penso che sarà qui. Vediamo se già in serata, ma dopo ho fatto una chiacchiera alle 18:30 e non c'erano segnali in casa Juve su un possibile arrivo già in serata, ecco. Primo caso che arrivi in mattinata e faccia le visite in giornata e poi magari giovedì faccio il primo allenamento. Mi sembra che ci sia tempo, la Juve gioca lunedì, quindi fai giovedì, venerdì, sabato e domenica quattro allenamenti, no? Per me, anzi, il fatto che abbiano spinto tanto affinché non giocasse tra l'altro, da quello che ho capito, la Juve avrebbe avuto piacere che lui non giocasse nemmeno col Bayern Monaco. La partita, quella l'ha giocata per 50 minuti, hanno preso anche una bella scoppola, ha salutato il pubblico e alla fine della fiera poi lui ha spinto tanto per andare alla Juve, davvero tanto. Quindi è stato accontentato, dai. Invece, sul fatto che ci siano stati passi avanti tra Juve e Depay, perché l'hai scritto poco fa. Non posso smentirmi. No, oggi c'era questa voce circa un interessamento del Tottenham per Depay. Io l'ho verificata questa voce e non ho trovato conferma. E oggi la Juve ha portato avanti i suoi contatti per Depay. Diciamo che la situazione è molto chiara. La Juve è disponibile a fargli firmare un contratto biennale per ovviamente usufruire del decreto crescita, a patto però che lui si liberi a zero dal Barça. E ci sono buone chance che ciò accada, perché comunque, come ben sappiamo, il Barça, no? Deve tagliare determinati ingaggi per far quadrare i conti. Quindi la Juve al momento è assolutamente in pole per Depay ed è l'obiettivo primario per rinforzare l'attacco. Onestamente, qua a differenza di Kostic non vi so dire le tempistiche, perché innanzitutto il ragazzo si deve liberare al Barça. L'unica cosa che mi hanno spiegato è che il Barça non vuole perdere sia Depay e sia Aubameyang, perché su Aubameyang c'è anche l'interessamento del Chelsea. Quindi diciamo che il primo che si libera va via e l'altro rimane un pochettino, no? Beffato. Gli tocca rimanere a fare il vice Lewandowski. No, Depay non ce l'ha. Depay non ce l'ha. Aveva il 9, l'ha dato Lewandowski. Gli hanno tolta. Domanda per Toselli da Gianni Play. Ti sei pentito di non aver schiaffeggiato Sandro? Poverino, Lui ma te la no. direbbe così. Gli ho dato un buffetto sulla spalla, però. Sono stato delicato. No, però No, sai, scusa. una domanda per Romeo, però ce Prego, prego. l'ho. Anzi, una domanda e un ricordo. La domanda è perché biennale?
Secondo me, beh, innanzitutto per usufruire del decreto crescita, e poi comunque Depay, gli ultimi contratti che ha firmato, tutto quello col Barça, erano corti, quindi una bella domanda quello che fai. Tanto lui è ancora giovane, però sai, Depay ha anche un carattere un po' particolare, uno focoso. Però lui si muove per un biennale, cioè nel senso, sì. Anche solo per un biennale. Sì. E l'altra è Roma, io l'ultima volta che sono stato qua a Juventus è stata quella notte di Vlahovic, dove è nata la tua gif che fai così. Ma io non l'avevo fatta per Vlahovic, ma l'avevo fatta per Depay. No, io ti ho risposto, ma è per Depay, e tu mi hai risposto, ma quale Depay? E guarda quando ritorno a Juventus. Ma quale Depay? Cioè, fatto per un cerchio perfetto che si chiude. Bellissimo. Sì, beh, onestamente adesso hanno la stessa esultanza i due, quindi bisogna cambiare qualcosa. Io li vedo esultare insieme. Allora, oggi ci sono stati dei contatti corposi tra la mamma di Rabiot e lo United, perché la mamma di Rabiot vuole curare in prima persona questa operazione senza fidarsi a intermediari. C'è un intermediario, ma incaricato dal Manchester United. Allora, i primi contatti sono stati positivi, perché comunque Manchester United, ragazzi, è uno dei brand più importanti al mondo. Quando tu vai all'estero, i brand più importanti sono Manchester United e Real Madrid. Manchester United è la squadra con più tifosi al mondo, quindi... Ma io infatti consiglierei Rabiot di non pensarci un attimo. No, la riflessione secondo me è di doppia natura. La prima è economica, perché comunque lui deve prendere ancora 7 milioni netti in questa stagione. Probabilmente ha capito che determinati soldi altrove non li prende, uguali più o meno, però serve un'offerta importante. E l'altra è dell'ambito legato alla competizione, ovvero che il Manchester United non gioca in Champions. E quindi Rabiot là sta facendo una riflessione in più. Però già il fatto che le parti si stiano parlando, la Juve con lo United non è che sta lì a dire dammi un milione in più, dammi un milione, dammene uno e mezzo in più, dammi quel bonus. Cioè, dal momento che Rabiot fa l'accordo con lo United, il giorno dopo gli danno una pacca e lo ringraziano con il comunicato merci Adrien, cioè, quindi però la partita si disputa sul campo centrale del ragazzo. Se il ragazzo trova l'accordo non sarà un problema tra club in una maniera più assoluta. Per me succede Leandro Paredes, anche oggi io sono convinto che lui sia in assoluta pole. Ma perché poi molti mi chiedono, ma cosa c'entra Paredes con Rabiot a livello di caratteristiche? Poco, però ti consente di sganciare Locatelli. E quello è sì. Certo. Ma le condizioni posso quali fare... sono però? Scusa Virginia. Sì. No, vai Luca. No, le condizioni. La Juve so che prova in prestito con diritto, magari obbligo a verificarsi determinate condizioni. Il Paris vuole venderlo a titolo definitivo, consideriamo che il Paris... ha fatto adesso anche un favorone alla Roma come Naldum, insomma è una quadra si può trovare in maniera più assoluta. L'unica mia remora di Paredes, lo apprezzo molto dal punto di vista tecnico, dal punto di vista dell'affidabilità atletica lo so. È qualcosina così, è l'unica mia remora, ma sul giocatore ragazzi non si discute, tra l'altro conosce anche il campionato italiano. Molto. E cioè slot extracomunitari, perché Di Maria in teoria è comunitario, giusto? Allora, vale sempre il solito discorso, tu ogni stagione ne puoi tesserare uno, a prescindere di extracomunitario, per l'altro devi liberare un posto all'estero, ti faccio un esempio, Gasolina che è andata al Cruzeiro, quindi ad oggi tu puoi tesserare un altro calciatore. Ma Di Maria è extracomunitario quindi? Di Maria è... Di Maria Di Maria ha fatto 9 anni a Madrid, quanti avrà il passaporto? Non lo so, è per quello che ti chiedo, c'è Paredes, Di Maria, hanno passaporti? Non voglio dirti eresie, però è sempre il discorso 1+1. Arrivo subito, arriva la chiamata. Aia! Attenzione! Aia. Eccoci qua. Questo allora, è Di Maria che gli dice se è europeo. Tra l'altro è umanamente impossibile che Di Maria non abbia il passaporto. Ma rispondi! Ma rispondi! Dai, su, Di Maria avrà un parente a Cuneo. Ma rispondi al telefono! Ti do prima il contenuto della telefonata. Kostic non questa sera, eh? Attenzione. Quindi Kostic Day mi sa che sarà domani. Tipo tanto Manchester United. Lo United mi sembra la squadra giusta. United. La squadra caso, lo United. Tu immaginati Ronaldo che entrano Kane e Rabiot nello spogliatoio domani. E magari arriva... poi arriva Luca Pellegrini. È Luca Pellegrini. Io ti dico... il Depay di turno, il Paredes di turno e il terzino sinistro. Ah, quindi ancora tu dici ancora due. Sì, più Kostic.
4. 4. Quindi Kostic, Depay più altri 2. Sì. Quindi Rugani rimane. Ma alla fine, sai, Rugani rimane sempre. Ah, cioè, io finché non vedo la pugnalata. Finché non vedo veramente il Trafford Rabiot con la mamma a fare la foto con la maglia rossa. Però... Ma Rugani allo United? Non so, ormai. È Jimmy Maguire. Sarebbe un upgrade, Rugani. La cosa grossa quest'anno sarà che probabilmente, se davvero faremo un tridente vero, quindi Chiesa di Maria o Depay di Maria, non sarà 4-4-2 non possesso, ma sarà 4-5-1, che è il grande cambiamento rispetto agli altri anni. Magari si alzerà un centrocampista, l'ho visto fare qualche volta in queste prime amichevoli, perché davvero gli due esterni vengono giù tutti e due, non ne rimane uno bloccato. Un terzino, cioè la Juve è un cantiere molto aperto, molto. Ma chi è che prendi a sinistra? Se riprendi Cambiaso, cioè questa non riesco. Esatto, cioè lo chiedevano anche in chat. C'è un grande evergreen che non pronuncio mai perché non voglio rovinarvi la sera. No, Emerson Palmieri, ho già capito. No. Emerson Palmieri is the way. Arriva Marcelo l'ultimo giorno. Prenderebbe per caratteristiche. Marcelo è il nostro uomo. È il nostro uomo, lo sento. Marcelo però non gioca calcio da anni. Dicono così. E invece no, e invece è qui che sbagli, perché Juventus Malmo 1-0 con la neve, me la sono fatta tutta. Gol di Moise, che tra l'altro è trivela. Gol di che? Cioè, però Mister Noise, però ti posso dire che Toselli era anche all'Olimpico a vedere la finale in Coppa. Però dopo ci siamo divertiti almeno. E anche lì c'eravamo tutti, quindi chi è che porta sfiga? Dici te. Ho una provocazione, con questa vi lascio dopo. Morata, okay. Morata, che da noi è arrivato l'anno di Pirlo, che aveva fatto tutta la preparazione con l'Atletico, è arrivato che era tirato a luci in una maniera allucinante. Adesso vediamo Kostic, se avrà questa botta immediata, perché magari la preparazione della Bundesliga è più pesante. E poi andrà a calare, perché Morata è andato a calare poi nella seconda parte di stagione e la preparazione l'aveva fatta là, quindi potrebbe essere una chiave di lettura. Ci sta. Bravo, e con questo me ne vado anche io, perché non potrei dire qualcosa di meglio. La ciliegina che farebbe svoltare la rosa e la formazione della Juve, secondo voi, quale potrebbe essere? Luca Romero. C'è solo un nome. Prendibile, dei soldi, che piace ad Allegri, forte, in un che reparto, piace a tutti, in un reparto in cui fai fatica, dai, oppure che dica una, oppure che dica una puttanata incredibile adesso. Ovviamente Frattesi. Sergente sarebbe un sogno. Infatti Romeo ha detto c'è un nome, no, ce ne sono due, perché anche De Jong io non lo butto via, anche perché ci sono questi problemi col però mi, pensando al calcio all'idea di calcio di Allegri, sì, tra i due prendo sempre tutta la vita. Sì, sono d'accordissimo.